Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata dedicata a Crispiano. Siamo infatti qui a Crispiano, ospiti del Coffee Break sulla via Per Martina. Dobbiamo ringraziare la società Nirvana 2, società in nome collettivo, e Luca Argento, proprio e Company, proprio per la sensibilità che hanno mostrato nel voler ospitare e sponsorizzare appunto questa puntata di Polifemo. Vogliamo valorizzare, vogliamo evidenziare le bellezze storiche, culturali, artistiche, naturali di Crispiano, ma non solo nell'ottica di Crispiano, ma nella crescita più globale, più ampia della nostra provincia ionica. Andiamo subito a salutare il primo cittadino, il sindaco Egidio Ippolito. Buonasera, buonasera, buonasera sindaco. A seguire Ariel Signorelli, vicepresidente dell'associazione Pablo Neruda. Buonasera, grazie dell'invito. Antonella Miccoli, consigliere comunale delegata alla cultura, al commercio e allo spettacolo. Buonasera. Sabrina Prontrelli, assessore allo sport e al bilancio. Dulcis in fundo, Antonio Cardone, lui è un docente di economia aziendale presso l'Istituto Alberghiero, lui è un appassionato di cammino e di trekking, con lui parleremo di varie cose, tra cui la manifestazione cosiddetta Filippiani. Partiamo subito dal primo cittadino, da Egidio Ippolito. Intanto facciamo un po' un bilancio di quanto fatto, diciamo, di quanto realizzato così negli ultimi sei mesi. E poi ovviamente, dicevo, Crispiano è un cantiere aperto sia dal punto di vista strutturale come attività proprio di realizzazione di opere pubbliche, ma anche proprio una fucina di idee, no? Di promozione del territorio. Ecco, vediamo anche cosa c'è in itinere, cosa bolle in pentola. Grazie dottor Abete, buonasera a tutti quanti. Abate, quello è più famoso di me, Abete, a striscia. Chissà, è di buon auspicio. Grande Luigi, e siamo felici di riproporci così a livello televisivo per conoscere, far conoscere la nostra realtà. È chiaro che non siamo nuovi anche con la tua trasmissione, che ci porta sempre più lontano, far conoscere con la comunicazione tutte le cose che accadono in questo territorio delle Cerdone. Perdoni sindaco, la trasmissione va in onda sul canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel, quindi saltiamo i valori della Puglia, ma va anche su Sky, canale 879, quindi in Italia ed in intera Europa, parte dei paesi arabi, nel Nord Africa, seppure quelle zone non penso che siano tanto interessate a noi, però dico, facciamo valere le bellezze di Crispiano in un'area nazionale e internazionale. Prego. A maggior ragione, dicevo, far conoscere il territorio delle 100 masserie, che tanto ha fatto anche nel passato, ma che oggi invece ha qualcosa in più, un valore aggiunto che questa giovanissima amministrazione sta cercando di far conoscere ogni parte della terra, perché avremo modo di parlarne durante la trasmissione, di ciò che sta accadendo su questo territorio, tra virgolette fortunato anche per le bellezze che si ritrova, ma noi in questo momento questa coesa amministrazione sta facendo dei progetti importanti, puntando letteralmente sul turismo, valorizzando quelle situazioni sempre abbandonate negli anni passati. E lo dico così, giusto per fare dei numeri: noi in solo tre anni siamo riusciti a calamitare l'attenzione, 10 milioni di euro da spendere sul territorio, che non è cosa di poco conto. E ricordiamo che avete ereditato sull'orlo del dissesto. Difatti, e questo molte volte lo rammentiamo anche all'epoca, ci siamo affidati anche a un nostro assessore al bilancio che ci ha garantito che tutto si potesse fare per spingerci, perché è vero anche che quando ci siamo insediati abbiamo avuto seri problemi che non sono stati curati dalla vecchia amministrazione. Avevamo tutte le scuole chiuse, non in sicurezza, con probabile chiusura. Ci hanno fatto chiudere il cinema comunale, lo stadio, la biblioteca. Insomma, noi in poco tempo siamo riusciti a ristabilire l'equilibrio anche all'interno dell'amministrazione comunale, riaprendo tutto, mettendo in sicurezza le scuole e fisicamente potendo gestire quasi 10 milioni di euro, che non è cosa di poco conto in questo periodo drammatico che l'Italia intera sta vivendo. L'ultimo, proprio a livello di cronologia, parliamo del Parco del Vallone, che è una bellissima esperienza che si sta facendo sul territorio, dove
si sta recuperando fisicamente la parte più antica del paese vissuta nel XII secolo con i monaci basiliani. Mai nessuna amministrazione ha avuto l'interesse che sta avendo questa giovane amministrazione, e oggi possiamo dire che proprio alla data odierna, fra un mese e mezzo, ci ritroveremo con questo nuovo parco del Vallone, così definito, con un percorso salute, giardini nuovi, fontane, una zona eventi stabile che non abbiamo in nessun posto della provincia, recuperando anche le stesse grotte. Nel secondo giro parleremo del gemellaggio con la Cappadocia, una cosa molto interessante. E passiamo al secondo ospite, siamo infatti con Ariel Signorelli, vicepresidente dell'associazione Pablo Neruda. Intanto dobbiamo parlare di questo Neruda Award. Di cosa si tratta? Neruda Award è una manifestazione che abbiamo ideato con il presidente dell'associazione, il professor Saverio Sinopoli, lo scorso anno. Noi siamo una giovane associazione che si occupa di cultura e poesia e cultura d'impresa. E lo scorso anno abbiamo identificato in una manifestazione la possibilità di premiare alcune eccellenze del nostro territorio. Abbiamo trovato nell'amministrazione comunale di Crispiano, nel sindaco Egidio Ippolito, la sensibilità di patrocinare ed affiancarci in questa iniziativa, e abbiamo premiato alcune delle eccellenze che si sono distinte, che hanno seguito un sogno nella loro vita e lo hanno realizzato. Quest'anno abbiamo voluto allargare i nostri orizzonti e abbiamo creato una manifestazione addirittura internazionale, nel senso che verranno, oltre agli ospiti italiani che ancora sono top secret, che premieremo con il premio appunto Neruda Award, verranno 5 poeti da tutto il mondo che, oltre a ritirare il premio, potranno sfoggiare le loro qualità di poeti internazionali. Vogliamo ringraziare, io colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale di Crispiano che ci è stata vicino e quest'anno ha messo a disposizione il teatro comunale rinnovato, all'interno del quale effettueremo questa manifestazione, che sarà una manifestazione che si incastrerà con Crispiano in fiore. Quindi stiamo realizzando qualcosa ovviamente che ci porterà sempre alla realizzazione del territorio. Nel secondo giro parleremo di questo premio Neruda proprio di quest'anno, del 2017. È il momento appunto di Antonella Miccoli, consigliere comunale, delegato alla cultura, al commercio e allo spettacolo, delle deleghe importanti, pesanti. Ecco, facciamo una carrellata per ciascuna delega che ho citato, cultura, commercio e spettacolo, quella che lei ritiene l'iniziativa più importante fatta nel recente passato o che avete in cantiere. Proprio oggi sentivo che in radio cultura uguale economia, quindi io dico che in effetti quello che è stato fatto tra tutti gli eventi, abbiamo sempre cercato di convogliare la cultura e il commercio, quindi l'economia del nostro paese, realizzando delle manifestazioni e dando spazio degli spettacoli teatrali, ma non abbiamo sottovalutato il commercio e quindi delle manifestazioni dove ci siamo, insomma, abbiamo coinvolto un po' tutti. Ecco perché secondo me sono tutte e tre dei settori, devo dire, abbastanza impegnativi. Infatti, aspettavano automaticamente le attività commerciali traggono benefici. E infatti, l'obiettivo è proprio quello, il mio obiettivo è proprio questo. Tant'è che ora anche per Crispiano in Fiore stiamo organizzando una kermesse di aziende che potranno tranquillamente esporre e nello stesso tempo vendere il proprio prodotto. Crispiano in Fiore, siamo alla seconda edizione. Avremo dei grandi artisti, dei fioristi che realizzeranno delle grandi opere che i cittadini, ma noi speriamo anche in tanto pubblico. L'anno scorso siamo arrivati ad avere quasi 10.000 ospiti e quindi questa cosa ci fa, insomma, ne parleremo approfonditamente. Certo. Noi l'anno scorso seguimmo Crispiano in Fiore, davvero una
furono parecchi giorni, mi pare 3-4 giorni, no sindaco? 3 giorni. 3 giorni, e quindi una, veramente una città che sentiva e faceva vivere la primavera. Quest'anno invece è il 20 e 21 maggio. Sabrina Pontrelli, assessore allo sport e al bilancio. Beh, abbiamo parlato col sindaco, abbiamo fatto cenno alle casse, allo stato delle casse comunali. Parliamo un po' dell'attività dell'amministrazione di Crispiano nel campo contabile e il suo ruolo, un ruolo pesante, una bella responsabilità. Allora, per quanto riguarda la situazione del comune di Crispiano, ho sentito nell'introduzione che avete parlato di aver ereditato una situazione contabile, diciamo, quasi di dissesso. E certamente quello che abbiamo ereditato non è una situazione positiva, ma abbiamo cercato di mettere in atto diverse azioni che credo ci porteranno a breve a raccogliere i primi frutti. Adesso stiamo lavorando su un bilancio pluriennale, quindi di previsione. Abbiamo il Consiglio Comunale il 2 maggio, quindi subito dopo ci presteremo ad approvare anche il rendiconto. E c'è un piano di rientro che ci è stato ovviamente imposto dalla Corte dei Conti, ovviamente per situazioni, come diceva prima il sindaco, che ovviamente non sono state create, diciamo in gran parte le abbiamo ereditate. Si tratta di problemi di anticipazione di cassa ereditate a partire dal 2008 e che poi per effetto di diversi fattori, quindi congiuntura economica, crisi economica, quindi che impedisce anche ai cittadini di adempiere i propri doveri, quindi tra i quali il pagamento delle tasse, ha portato a vedere le casse del comune di Crispiano svuotarsi sempre di più. Quindi ci sono varie situazioni che hanno compromesso un po' i conti del comune di Crispiano. La capacità di intercettare finanziamenti, si fa progettazione e programmazione. Da una parte c'è questa intensa attività dell'ufficio tecnico e comunque di altri settori dell'amministrazione del comune di Crispiano di intercettare finanziamenti. È stata accelerata l'attività di rendicontazione che ci consente comunque di far rientrare nelle casse del comune quanto anticipato per poter portare a termine questi finanziamenti, e sta partendo un'intensa attività di accertamento per tentare di recuperare. Voglio ricordare, colgo l'occasione perché insomma tanti vedranno questa trasmissione, che abbiamo come comune abbiamo aderito alla cosiddetta rottamazione dei tributi. E quindi è possibile per il contribuente inadempiente, quindi che si trova in una situazione di debito nei confronti del comune, di poter sanare la propria situazione a partire negli ultimi 10 anni, quindi eliminando completamente le sanzioni e l'interesse e quindi versando solo la parte capitale. Okay. È un argomento talmente vasto che potremmo parlarne veramente tanto. Antonio Cardone, docente di economia aziendale presso l'Istituto Alberghiero di Crispiano, un appassionato di trekking, di cammino. Parliamo della manifestazione delle Filippiadi. Di cosa si tratta? Le Filippiadi sono nate l'anno scorso da un'idea sorta all'interno di un gruppo che è Terra Nostra Hiking. Vorrei fare questa premessa: Terra Nostra Hiking è nata un po' per dare così respiro a un'intensa attività comunque sportiva, così tanti camminano qui tra le belle contrade, i bei sentieri di questa comunità, di questo territorio, in particolare nel Bosco delle Pianelle, che dista davvero pochissimo dal paese. E quindi si è coagulato un po' questo interesse all'interno di questo gruppo, che fa parte del più noto gruppo Terra Nostra Team Bike, un gruppo di mountain bikers. Qui a Crispiano sono ben 2 i gruppi di mountain bike, quindi c'è questo fermento sportivo molto interessante. Quindi le Filippiadi sono nate per promuoversi il territorio, ma soprattutto l'attività outdoor.
Le Filippiadi, ricordando Filippide, il famoso maratoneta, da cui poi la 42 km, 195 metri della maratona, bene, gli stessi chilometri vengono percorsi all'interno ed esclusivamente nel bosco. Le poche manifestazioni, io ritengo, del sud Italia, centro-sud Italia, svolge un chilometraggio importante all'interno di un bosco. Iniziative simili ci sono, ho un osservatorio molto attento su questo fenomeno, ma in buona parte vengono svolte su asfalto. Questi 42 chilometri vengono percorsi in marcia, quindi non di corsa, in 12 ore, quindi dal mattino c'è il raduno dei partecipanti il 28 maggio alle 7 in piazza Madonna della Neve, registrazione dei partecipanti, colazione gratuita offerta a tutti i partecipanti, rientro previsto per le 20. Dico previsto perché dipende dall'andatura media che viene tenuta dai partecipanti. All'interno di questi 42 chilometri, a dimostrazione del fatto che non è una manifestazione competitiva ma di promozione dell'attività del territorio, abbiamo previsto 3 hike point, quindi 3 punti di ristoro al 7, 16 e 32 chilometro. In questi punti di ristoro trovano cibo, acqua, bevande, tutto quanto serve. Il punto è appunto un punto di ristoro, ma anche e soprattutto il servizio navetta per il rientro in paese, perché ognuno si possa ritagliare su misura la parte di manifestazione, a dimostrazione del fatto che accogliamo anche chi non pratica attività sportiva. L'anno scorso abbiamo avuto diversi ragazzi o persone non giovani che hanno percorso solo i primi 7 chilometri. Benissimo, e allora intanto vi preannuncio che al termine della seconda parte, come ormai è tradizione, assisteremo alla performance, o performance che dir si voglia, canora di Franco Guitto, cantante, cantautore, direttore artistico. È un binomio vincente con Polifemo. Polifemo, sin dalla sua origine, dai lontani tempi del compianto Lello Orzella, ha avuto sempre quella sua finestra musicale proprio per spezzare, no, il tono. Grazie al cielo è una trasmissione equilibrata, serena, ma così un 5 minuti di divagazione ripercorrendo quelli che sono i classici della discografia italiana e non solo, beh, certamente allieta quantomeno lo spirito. Quindi tra una ventina di minuti, una mezz'oretta circa, sarà il momento di Franco Guitto. Intanto dobbiamo ringraziare il nostro sponsor di questa puntata, sponsor speciale, Coffee Break, sito appunto a Crispiano, in via Per Martine, quindi Nirvana 2, società in nome collettivo, e Luca Argento. Coffee Break, una ricca e vasta offerta, scommesse sportive, servizi better, abbonamenti Ferrovie del Sud-Est, servizio caffetteria con cornetti artigianali, rivendita tabacchi, sponsor Obaluba con vendita di coupon, e a breve verrà istituito un servizio utilissimo, quello appunto delle raccomandate di Poste Italiane. Bene, ringraziamo Coffee Break per questa occasione che ci ha dato e ce ne andiamo in pubblicità, a tra poco. Bene, rieccoci, seconda parte di Polifemo. Stiamo cercando di evidenziare le bellezze storiche, culturali, artistiche, paesaggistiche, naturali di Crispiano. Vogliamo evidenziare il valore che ha questo territorio, ma proprio per la crescita della provincia ionica. E non è, ripeto, piaggeria o non sono frasi fatte, perché, e andiamo subito alla domanda al sindaco Ippolito, quando si parla del programma che c'è di gemellaggio con la Cappadocia, beh, è chiaro che non cresce solo Crispiano, ma è un qualcosa, io dico, di utile, è un momento di crescita per l'intera provincia ionica e per tutta la regione. Come è nata questa idea del gemellaggio con la Cappadocia e il suo iter, come si articolerà?
È chiaro che ogni paese, qualsiasi paese d'Italia, insomma, ha avuto modo di gemellarsi con altre realtà. Molte volte questi gemellaggi sono stati calati dall'alto, senza avere magari nessuna connessione con le stesse realtà. È successo anche per Crispiano negli anni passati, quando c'erano i gemellaggi con la Grecia, Chidona, per dirne una delle tante, insomma, un borgo, una sorta di città intorno all'Interland di Atene, nulla aveva, che aveva a che fare con Crispiano, però si imponevano questi gemellaggi voluti anche dall'Europa. Noi abbiamo pensato, con questa nuova amministrazione, avendo anche un po' di esperienza in più in questo momento, che il gemellaggio deve servire qualcosa anche alla stessa cittadinanza. Prima di tutto cercare di avere un'affinità anche con il posto con cui poi ti gemelli. E perché la Cappadocia? La Cappadocia è diventata un po' il punto di riferimento anche per tutta la Turchia. In Anatolia si parla della Cappadocia perché è un paesaggio straordinariamente rupestre, come lo è Crispiano. Difatti anche a Crispiano ci sono le grotte come in Cappadocia, solo che loro sono arrivati molto più avanti. Oggi nelle grotte sono riusciti a fare anche dei resort importanti, e io ho avuto la possibilità, grazie a Ghipatec e a Gran Cura, una volta grazie anche all'associazione Pablo Neruda, di avere un contatto con questa realtà attraverso il console di Turchia, e ho voluto fortemente, insieme agli amici della mia squadra, un gemellaggio ufficiale con questa realtà. E il paese della Cappadocia sarà Ortaisar, il castello rupestre, l'unico castello rupestre esistente sul pianeta, con la quale c'è un gemellaggio alla fine di giugno. Perché questo? Perché noi vogliamo portare anche i nostri prodotti, perché questo deve essere il gemellaggio. Confidare nelle amicizie sicuramente, ma fare anche degli scambi commerciali, perché poi alla fine il gemellaggio deve essere questo, non legarsi solamente a delle piccole gite. E allora una nostra piccola Cappadocia nella gravità del vallone, dove, come dicevo prima, dottor Abbate, c'è questo una valorizzazione delle grotte stesse, perché l'obiettivo è farle diventare come le grotte della Cappadocia, dove hanno fatto turismo mondiale, dove arriva tutto il mondo adesso, e allora per poter crescere e confrontare con altre realtà, magari che hanno tante similitudini uguali al tuo territorio, la Cappadocia è quello che cerchiamo. Ecco, sindaco, in questo io propongo, lancio una idea, con Polifemo realizzeremo appunto dei gemellaggi, degli scambi culturali, chiamiamoli così, con altre realtà italiane che hanno con l'area ionica dei punti in comune. Vorrei fare un discorso relativo al patrimonio culturale tra Taranto e Napoli. Vorrei fare qualcosa che poi riguarda il discorso più ampio della legalità. Saremo infatti il 21 di luglio in Sicilia, la commemorazione di Falcone e Borsellino. Ecco, visto che il comune di Crispiano è un comune molto ma molto solerte, attivo in queste iniziative, beh, vorrei avere il piacere di coinvolgervi, di far sentire la voce di Crispiano. Crispiano, forse insieme a Leporano, è un po' il comune capofila, diciamo, della provincia ionica. A Taranto purtroppo siamo messi male, speriamo che le nuove elezioni ci portino qualcosa di utile per il territorio, a prescindere dai colori politici, perché io dico sempre che a livello locale la politica, i colori politici contano poco o nulla, contano gli uomini, contano le idee. Se mi permetti, prego. Sapete, io... Abbate. Annaggia, non fa niente. Mi vuole mandare a Striscia la notizia a tutti i costi. È proprio questo che noi vorremmo far capire. Ormai i confini non ci sono più, i confini territoriali sono stati abbattuti dalle nuove generazioni, dalle nuove amministrazioni, e questa giovane amministrazione vuole essere un po' il futuro di questa terra, perché è vero che noi siamo solamente a 16 km da Taranto, ma noi Taranto la sentiamo anche nostra, anzi più volte ci siamo sentiti anche con la sua persona per questa bellissima città di Taranto. Noi ci sentiamo tarantini, certo. Viviamo in periferia ma ci sentiamo di Taranto. Allora, se magari molte volte c'è un po' di retrosia a livello tarantino, lo facciamo noi della provincia, perché Taranto è bella, e se non lo vogliono tutti i tarantini, lo diciamo noi della provincia. Amiamo Taranto
perché se è amata Taranto viene amata anche la provincia, certo. E noi siamo parte integrante della storia della Magna Grecia, Taranto, Crispiano e tutto ciò che c'è sull'arco ionico. Ariel Signorelli, vicepresidente dell'associazione Pablo Neruda. Abbiamo parlato nel primo giro di cosa è il Neruda Award, parliamo proprio del premio Neruda del 2017. Allora, come dicevo prima, quest'anno abbiamo avuto allargare un po' i nostri orizzonti, però mi fa piacere, mi collego un attimo a quello che diceva il sindaco, abbiamo cercato di creare un evento, ma di creare anche un evento che potesse poi valorizzare Crispiano e anche il territorio delle 100 masserie. Io prima parlavo di ospiti stranieri, di poeti stranieri che verranno qui a Crispiano per ritirare il premio, ma la nostra manifestazione non si apre e si chiude sabato 20 maggio, ma parte dal venerdì precedente con l'arrivo di questi ospiti, visiteranno Crispiano, poi sabato sarà il clou della manifestazione, quindi con lo spettacolo in teatro all'interno di Crispiano in Fiore, e il giorno dopo faremo visitare il territorio delle 100 masserie. Quindi il nostro obiettivo era quello non solo di creare un premio che poteva essere fine a se stesso se era chiuso in una manifestazione, ma fare in modo che la manifestazione potesse valorizzare soprattutto il territorio nel quale questa manifestazione si svolge. Volevo dire un'ultima cosa, noi grazie alla nostra direttrice letteraria, la dottoressa Maria Miraglia, abbiamo avuto la possibilità di avere questi poeti internazionali che arrivano qui a ritirare il premio, e proprio a sostegno di quello che diceva il sindaco prima, il gemellaggio fra popoli, fra culture, diventa molto importante, diventa importante soprattutto in un momento nel quale la vicinanza fra i popoli io ritengo sia molto importante. Specialmente in un periodo purtroppo dove rischi veramente, esatto, per il genere umano. Esatto. E allora passiamo ad Antonella Miccoli, delegata alla cultura, al commercio e allo spettacolo. Abbiamo fatto riferimento nel primo intervento alle iniziative, abbiamo parlato di questo maggio in fiore. Ecco, parliamo di questo percorso culturale che è stato iniziato, mi pare, nel mese di novembre, che riguarda il teatro. Vediamo come si sta sviluppando e come si concluderà. Sì, in effetti siamo partiti da novembre con la programmazione dell'Infinito Artistico, una programmazione culturale dove abbiamo avuto molti ospiti importanti, autori importanti. Chiuderemo questo percorso il 12 maggio proprio nel nostro teatro, dove inviteremo tutti gli artisti, tutti coloro che durante l'anno hanno avuto la possibilità di essere presenti nell'ambito della nostra biblioteca Carlo Natale. E questa è un'occasione perché io vorrei ricordare che Crispiano, oltre ad essere un bellissimo paese, è ricco veramente di artisti, di ragazzi intraprendenti, molti giovani, e quindi questa opportunità di questo evento che faremo il 12 maggio nel nostro teatro è giusto per dare a questi giovani lo spazio necessario per poter mettere appunto in evidenza a frutto i propri talenti, i propri, no? Talenti, ecco, i propri, certo, talenti. Questo è per quanto riguarda il programma dell'Infinito Artistico, e poi logicamente con Crispiano in Fiore si aprirà l'estate. Lo diremo nel successivo intervento. E allora Sabrina Pontrelli, assessore al bilancio e allo sport, abbiamo parlato nella prima parte della sua attività, dell'attività dell'amministrazione in ambito appunto contabile, parliamo delle iniziative sportive. Allora, per quanto riguarda le iniziative sportive, anche in questo settore diciamo che la Crispiano, la nostra amministrazione, è molto vivace. Abbiamo sul territorio oltre 20 associazioni sportive, ma non solo di nome, di fatto, tutte operative sul territorio, ognuna specializzata nel proprio sport con un numero elevato di iscritti. E la nostra forza è stata quella di aver dal primo momento, quindi anche con l'assessore Giancarlo Largese che mi ha preceduto nell'assessorato allo sport, di aver investito molto nelle associazioni. Quindi in un percorso di soli 3 anni, possono sembrare tanti ma in realtà non lo sono,
siamo riusciti a far comunicare in maniera proprio a relazionarsi tra di loro queste associazioni. Che cosa ne è venuto fuori? Che viviamo una realtà molto attiva dal punto di vista sportivo. Quindi tutto il periodo estivo, ma a partire già dall'inizio di maggio, Crispiano vedrà realizzare diverse attività sportive. Certo, tra che questa primavera, sindaco, sì, diventa, l'ho detto proprio, un fermento, no? Perché consideriamo le attività sportive, le attività culturali, le attività legate alla natura, perché maggio in fiore significa primavera, significa natura, è un'esplosione, no? Sì, noi per quanto riguarda lo sport l'esplosione inizia a fine aprile, quindi tra pochi giorni, e termina poi nel mese di settembre, intorno a fine settembre, con la festa dello sport. Questo sarà il quarto anno, quindi come festa dello sport, che vede partecipare tutte le associazioni. E tutto questo avviene oltre a, diciamo, alla grande partecipazione delle associazioni, anche perché il nostro territorio lo permette. Perfetto. È un territorio che si inserisce in un habitat naturale, a una, e che consente di viverlo, una dotazione naturale, di viverlo a 360 gradi. Perfetto. Dulcis in fundo, Antonio Cardone, abbiamo detto docente di economia aziendale, ma uomo di sport, perché il trekking non è uno sport per donzelle, è uno sport bello impegnativo, un'attività sport, più che competizione. Forse io non me ne intendo, sono un pigro patologico, però è una sfida forse con se stessi, no? Cioè un misurarsi, un voler misurarsi con il proprio io. Questo trekking magari ambientato, localizzato in una location senza precedenti, bellissima. Parliamo del Bosco delle Pianelle. Sì, io insegnando qui da 20 anni ho avuto modo di avvicinarmi a questo bosco con molta timidezza inizialmente, perché è davvero ampio. Non immaginavo che fosse pari a 600 ettari, è amministrato dal comune di Martina Franca, però si estende tra i comuni anche di Crispiano e Massafra, ma è il comune che più porta interessi e culturali, perché vengono organizzate continuamente iniziative di camminata, di passeggiate e sportive, perché diciamo è la grande palestra di questi due bei gruppi di mountain bike, quindi ho detto Bici Avventura e Terranosa Team Bike. E ricordiamoci che è una riserva regionale orientata, nel senso che ha una zona completamente impraticabile, viene rispettato la biodiversità, teniamo conto... Deve avvicinare il microfono. Teniamo conto, sono più esperto di bastoncina trekking in effetti che di microfoni. Ecco, bloccatemi, perché altrimenti non la finirei più di parlare. È bello sentire. Lo soprannomino il magico Bosco delle Pianelle, perché c'è un fenomeno fantastico in alcune ore, quindi dell'inversione termica, cioè l'inversione termica è quel fenomeno che più scendi, a differenza della montagna, e più fa caldo d'inverno e più è fresco d'estate. Poi in alcuni momenti si crea questa nebbiolina che trasforma proprio i colori, e un bosco va visitato nelle quattro stagioni. No, vorrei continuare a dire il tipo di vegetazione, che è unica, perché ci sono querce, roverelle, lecci, lentisco, per non parlare dei frutti, c'è il corbezzolo, lo zafferano. Questo perché, a differenza di altri boschi, non nasce come eredità di una contea, di un posto privato, ma era un luogo che chi regnava dava a disposizione la collettività per motivi produttivi. Okay. Quindi ci sono trulli, calcinaie, carbonaie,
Foggia è un luogo da visitare anche per motivi culturali, per la storia del territorio. Benissimo. Di e il tutto si innesta in un discorso di turismo ecosostenibile o ambientale. Ne parleremo nel terzo intervento. Intanto, prima dell'angolo musicale, tra qualche minuto saremo con Franco Guitto. Dobbiamo ringraziare il nostro sponsor, lo sponsor speciale di questa puntata qui a Crispiano, Coffee Break. Scommesse sportive, servizi Better, abbonamenti Ferrovie del Sud-Est, servizio caffetteria con cornetti artigianali, rivendita tabacchi, sponsor Obaluba con vendita di coupon, a breve anche il servizio di raccomandate postali. Dobbiamo ancora ringraziare per questa puntata il panificio Denise in via Dante a Taranto, pizzeria e prodotti al forno, la pasticceria La Panna in via Dante a Taranto e il caffè Argento Statte in via Bainsizza bar Tabacchi. E ora il nostro momento musicale. Franco, raggiungimi. Buonasera. Una bella sfilata, eh? Non è il Festival di Sanremo, non è il Festival di Sanremo, però è la voce della città. Beh, è più bello qui, è più intimo, più... E allora, devo dire che ti dico sempre che sei bravo, devi guardare, ed è la verità, riesci sempre a mettere su un parterre di ospiti eccellenti, quindi piacere di essere con questi amici che poi magari approfondiremo la nostra amicizia. Io vorrei essere cittadino di Crispiano, sindaco, perché vedrei valorizzato l'impegno, la volontà, perché a Taranto è difficile andare avanti, è difficile, invece anche perché poi per andare avanti in una città occorre innanzitutto una guida stabile, amministrativamente, a livello di competenza, di determinazione, Crispiano ce l'ha. Non tutti i comuni sono fortunati. Luigi, è vero, Crispiano è un comune che si dà da fare, ma in tutti i settori, avete ampiamente espresso prima, ma come testimone io sono di Taranto, non è che vengo certo. Da che, quindi devo confermare che è un comune che si dà da fare. Io ci manco da parecchio da Crispiano, sindaco. Cerchiamo di, no? ogni tanto di collegare con gli artisti della, diciamo, del territorio. Assolutamente sì. E allora stasera ci fai sentire? Praticamente non ti farò una canzone, una cover, come di solito faccio, Zero, Po, Baglioni. Questa sera faccio una mia canzone che ho scritto qualche anno fa, che faceva parte di un mio album. È una canzone che parla d'amore, lo so, l'amore è diventato quasi... Io sentivo a Sanremo che le canzoni andavano a contare quante volte si dicesse amore in una canzone, no? È come se fosse una parolaccia, no? Invece io penso che l'amore alla fine... ne abbiamo bisogno, perché il mondo, per come sta andando, anche solo l'amore, Franco, può io far dico, riprendere l'amore tra i popoli. Non no? Sono un critico musicale, ma l'amore non è stato tanto compreso in questo Sanremo. Se si pensa, con tutto il rispetto per quella canzoncina che è orecchiabile, Occidentalis Karma, che può essere anche simpatica, però... E apriamo qui una digressione: vedere esclusi, eliminati prima della finale dei mostri sacri come Gigi D'Alessio e come Albano, beh, insomma, qualcosina non funziona, il evidentemente. Lo so, però. Il televoto, e Albano e Gigi D'Alessio parlavano d'amore. Assolutamente sì. Beh, Franco, io sono andato fuori d'amore. Tema perché non sono un critico musicale. Ma sei uno che la s'allunga in tutti i settori. Va bene, allora la canzone si chiama, io mi apparto, qualche anno fa, Amore da vendere. Quante canzoni, quante emozioni, quanti mi ami, ma che delusioni avrai. Quante parole, raggi di sole, che colpi al cuore, quanto ci vuole per fare un amore, immaginare non puoi. Quanti pensieri, sogni di ieri, baci nel vento, le lune d'argento e poi. Ecco l'addio, non
credi più in Dio, e proprio quando ti stai disperando, lei fa ritorno e il più bel giorno sarà per far. Scale 101 volta, volevo bussare ancora sulla tua porta. Quanti scalini e dubbi strani, e quanto orgoglio come uno scoglio, e quanto bene per stare ancora insieme a te, per far l'amore. Grazie. Franco, davvero. Questa è mia, non è di Renato Zero, questa no, l'ho scritta io. Dolce anche il ritornello, faceva battere il cuore, faceva pensare a tante cose. Meglio così, buon proseguimento. E allora, alla Franco, prossima. Annuncia la pubblicità. Ah, sempre io. Allora, signori, pubblicità. Tra pochissimo la terza parte di Polifemo, e in una diversa location voglio lanciare quella che sarà la nostra compagna per alcuni mesi, e non solo, speriamo molto di più, la performance di cabaret, di spettacolo di Peppe Zero, il noto cabarettista pugliese, con Ridiamo che è meglio, una serie di performance, di sketch, di momenti in cui Peppe Zero dà come al solito il meglio di sé, alla capacità di farci sorridere, alla capacità di così di evitare che ci prendiamo troppo sul serio, ma è anche un'analisi psicologica attraverso la battuta, attraverso il sorriso. Queste pillole all'interno di Polifemo ogni venerdì alle ore 21 e il sabato in replica alle ore 15 per quanto riguarda Polifemo. Per quanto poi riguarda Senza Bavaglio, ogni giorno alle 14:45
ovviamente su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e su Viva l'Italia Channel, canale 879 della piattaforma Sky. Sono 3-4 minuti tutti da gustare, tutti da afferrare. Mi piace proprio il titolo, il nome che Peppe Zero ha voluto dare, appunto, quello di dire una battuta simpatica, ridiamo che è meglio, perché in questa città, in questa realtà c'è da piangere, ma una buona risata con una sana e capacissima verve e capacità cabarettistica non possono che donarci il sorriso. E allora, Peppe Zero. Ridiamo che è meglio. Ciao. Ciao, titolare. No, lavoro qua, però puoi dire a me, è la stessa cosa. Senti, io sono quello che ha vinto le selezioni e da domani dovrei lavorare qui. Ah. Vorrei sapere un po' gli orari, per favore. Dalle 8 alle 13. Senti, devo fare una piccola confessione. Dimmi. Se sono così è perché l'anno scorso ho litigato con una ragazza e ha dato un calcio forte là e mi hanno tagliato tutte e due le palle. Vabbè, non c'è problema. Ci vediamo domani alle 10. Scusa, alle 10? E dai alle 8. Sì, ma noi dalle 8 alle 10 ci mettiamo le palle. Che devi venire a fare? Scusa, vedi qualcosa di strano? Veramente ti mancano le orecchie. Scusa, vedi qualcosa di strano? Veramente ti mancano le orecchie. Scusa, vedi qualcosa di strano? Sì, che lei venga accorta. Come te ne sei accorta? Che se ce l'avevi le orecchie, li mettevi gli occhiali. Papà, giochiamo a palla? No, non posso, papà. Dopo. Papà, mi porta il quattro giochi? No, non posso, papà. Dopo. Papà, vuoi giocare con me? No, non posso, papà. Dopo. Ma che stai facendo? Vedi se butti subito quelle porcherie! No, non posso. Dove? Con quest'ultimo video volevo lanciare un messaggio a tutti i papà un po' così e volevo dirvi, non rimandate a dopo quello che potete fare adesso. Quindi adesso andiamo a giocare? No, era per far vedere alle persone il video. Andiamo a giocare. Ma va. Sami, oramai hai 6 anni. È arrivato il momento che iniziamo a parlare di sesso. Papà, ma che cos'è che non hai capito? Sami, io e te dobbiamo parlare. Che se venga a scoprire che mamma mi ha tradito e tu non me lo hai mai detto, non mi considerare mai più, eh? Perché è una cosa bruttissima sapere che tua moglie è stata con un altro uomo. Sami, ma mi stai considerando? Amore, tu sei fortunato, papà, perché sei un figlio intelligente, perché hai un papà intelligente. Poi ci sono quei figli che non sono fortunati perché non hanno i papà intelligenti, loro non sono intelligenti, no? Quei figli che sono un po'... Dove stai andando? Stai, vado io. Ridiamo che è meglio. Siamo qui a Crispiano presso il Coffee Break. Riprendiamo il nostro giro dal sindaco di Crispiano, Egidio Ippolito. Crispiano fa parte delle città del circuito dell'Eden. Parliamo di questa Crispiano, città Eden, e delle prospettive per il territorio nel futuro prossimo.
Grazie per questa opportunità. Chiaro che stiamo parlando all'Europa intera, pertanto Eden si sposa benissimo con questo progetto che abbiamo vinto nel un vero bando, abbiamo vinto nel 2015, quando l'Europa chiedeva a delle comunità sotto 15.000 abitanti con una densità turistica non alta, insomma noi abbiamo partecipato perché era legato al turismo e alla enogastronomia e pertanto abbiamo mandato tutte le schede che sono state richieste a livello di comunità europea e noi siamo risultati una delle 5 realtà italiane con destinazione eccellenza d'Europa. Che cosa è successo in buona sostanza? Che con il territorio di Centomasserie, con la volontà di farci conoscere ogni parte di questo vecchio continente in Europa, siamo riusciti ad aprirci questa finestra vincendo questo premio a Bruxelles, dove fisicamente abbiamo fatto vedere anche un video ufficiale che abbiamo realizzato per l'occasione, il primo video che comunica a tutto il mondo com'è bella questa città, certamente un video fatto in inglese che poi ci ha dato la possibilità di essere presente ai vari appuntamenti di Eden che si fanno in ogni parte d'Europa. L'ultimo è stato nell'isola di Malta 3 mesi fa, quando fisicamente abbiamo fatto vedere le nostre masserie con i trulli e quanto di bello c'è in questa terra. E quando, dottor Abbate, abbiamo cercato di fare questo tipo di intervento anche in Turchia, è perché oggi non si può pensare solamente a un turismo locale, non serve più a nessuno, bisogna farsi conoscere, perché oggi viviamo questo momento importante che la Puglia, vista di buona lena in tutto il pianeta, noi siamo parte integrante di questa realtà, però bisogna dire anche che questo lembo di terra che fa parte della provincia di Taranto non ha mai avuto la giusta conoscenza turistica come Salento, come la Valle d'Itria e oggi come Matera. Ecco perché ci siamo incuneati in questa realtà con Eden, oggi fieri anche di avere tante realtà, tante masserie, tra cui ce ne cito una giusto per tutti, che è quella di Pilano, che ha vinto il premio dei 5 girasoli, uno dei 5 agriturismi in Italia, l'unico del centro-sud Italia che esiste qui a Crispiano con masseria a Pilano. Pertanto, se tu c'hai tutte queste bontà, queste bellezze, la natura è stata benevola con noi, allora grazie a Eden oggi veniamo conosciuti in tutta Europa e il nuovo gemellaggio che questa giovane amministrazione ha voluto fare con la Cappadocia significa spostarsi fuori dall'Europa, così quella riconosciuta, per iniziare a tastare nuovi orizzonti che vanno verso l'Oriente. Ariel Signorini, vicepresidente dell'Associazione Pablo Neruda, ecco come vede Crispiano in questo scenario, in questo contesto? Benissimo. La location ideale per accogliere, per fare cultura? Benissimo, ed è stata una scelta per noi come associazione vincente. Noi volevamo, ripeto, come dicevo nell'intervento precedente, non solo creare un evento, ma volevamo creare un evento valorizzando il nostro territorio. Abbiamo visto in Crispiano un territorio che poteva sicuramente rispondere a questa nostra domanda. Io volevo sottolineare una cosa molto importante. Prima si parlava di bilancio. Tutto quello che la nostra associazione fa ovviamente lo fa non a fini di lucro e grazie agli sponsor, quindi questa manifestazione ovviamente non peserà sul bilancio del comune di Crispiano e questo è molto importante. Vorrei dire anche una cosa, so che magari il sindaco mi rimproverà perché non vorrà dirlo, ma addirittura personalmente l'uomo Egidio Ippolito, quindi non il sindaco, ci dà una mano anche per completare un po' tutta l'organizzazione e questa è una cosa che, come si diceva prima, non sempre accade, non sempre trovi un'amministrazione disponibile a diventare partner della tua associazione, quindi con le varie iniziative sul territorio, ma addirittura trovare un sindaco che ti dà una mano personalmente. Questo è molto importante, io lo volevo ringraziare personalmente come vicepresidente, ma anche a nome del presidente Saverio Sinopoli, con il quale io so avete un'amicizia ventennale. Quindi ringrazio il sindaco e l'amministrazione. Lo ringraziamo tutti. Bene, è il momento di Antonella Miccoli, consigliere comunale delegato alla cultura, al commercio e allo spettacolo. Parliamo del programma dell'estate Crispianese.
L'estate crispianese è abbastanza ricca anche quest'anno. In effetti, a differenza degli altri anni, vogliamo dare spazio a tutti i quartieri, perché è giusto, insomma, dare luce anche ai quartieri, diciamo, meno vicini al centro. Questo proprio perché, come diceva lei prima, dottor Abbate, è fondamentale dare valore e dare economia anche alle attività commerciali. E quindi partiremo, come abbiamo detto, con Crispiano in Fiore, ma poi abbiamo veramente tante grandi manifestazioni con anche degli itinerari nell'ambito delle nostre masserie. Ci saranno spettacoli teatrali, musicali, quindi insomma veramente tanto, c'è tanto. Invitiamo anche tutti quanti a voler venire qui a Crispiano per trascorrere delle bellissime serate. Abbiamo anche tutti i bar che puntualmente organizzeranno delle serate a tema, quindi devo dire veramente che come sempre Crispiano d'estate è viva. Okay. C'è veramente un bel po' di roba da vedere. Da vivere. E da vivere, certo. Sabrina Pontrelli, assessore allo sport e al bilancio, parliamo del Orienteering Festival del 31 maggio e del 1 giugno 2017 dei campionati italiani 2018. Di cosa si tratta? Una pratica sportiva, devo dire, a me sconosciuta finora. Allora, l'Orienteering sì, è una nuova pratica sportiva, una nuova attività sportiva, ma nuova per noi, per il nostro territorio, perché è uno sport molto diffuso nei paesi del nord Europa e in regioni italiane come il Trentino, la Toscana, cioè tutte quelle regioni che hanno un assetto del territorio che consentono di praticare questa attività sportiva. Rappresenta una chicca dell'assessorato allo sport per il 2017, ci prepariamo poi ad ospitare l'evento nazionale a settembre del 2018. E in che cosa consiste? Sostanzialmente è una corsa ad orientamento gestita dalla FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento, dove si gareggia in un campo di gara che è rappresentato dal territorio, quindi dalla natura, senza limiti di tempo, ma semplicemente con una bussola su un territorio che viene mappato. Quindi infatti proprio questa mattina è stato sul territorio di Crispiano un tecnico che ha certificato la mappatura del nostro territorio, in cui vengono rilevati dai sassi alle proprietà private, ai sentieri, ai ponti, ai canali, e quindi l'atleta con l'ausilio di una mappa deve semplicemente passare da tutti i punti segnati sulla mappa con un ordine, quindi può anche saltare uno step, ma deve comunque ritornare indietro per passare, quindi punto 1, 2, 3, e arrivare a completare il percorso. Quindi non c'è un limite di tempo, ma semplicemente occorre il fisico e la mente, quindi un allenamento fisico per fare tutto il percorso e la mente per orientarsi in un territorio sconosciuto. Okay. E raggiungere l'obiettivo. Prego. Voglio solamente specificare una cosa molto importante, che Crispiano si inserisce nel programma di Orienteering che parte dal 29 maggio al 4 giugno e che parte da Cisternino, finisce questo percorso, programma ad Ostuni, passando per Martina Franca e Crispiano. Crispiano, quindi tutti i territori altamente attrattivi, quindi molto attenzionati, quindi grande soddisfazione per la nostra amministrazione per essersi inserita in questo programma, e grande soddisfazione perché Crispiano ospiterà due giornate, il 31 con un percorso all'interno di un territorio completamente naturale, quale quello del Parco delle Pianelle, che avrà come stazione di base il Parco delle Querce, e il 1 giugno invece
L'orienteering interesserà il centro storico di Crispiano, quindi bisognerà orientarsi tra i vicoli. Volevo dire un'altra cosa, sono stata anche consigliera all'ambiente, sono molto contenta perché questo è uno sport ecosostenibile a 360 gradi, quindi anche quando vede la partecipazione di numerosi atleti non altera l'ambiente, ma si svolgono tutte le attività nel rispetto dello okay. stesso. 2018, poi concludo, non ci inseriamo in un programma, ma Crispiano diventa sede del campionato nazionale di orienteering, quindi vedrà sicuramente un'alta partecipazione. Antonio Cardone, docente di economia aziendale, abbiamo detto, ma appassionato di trekking, abbiamo parlato di queste attività sportive e qui abbiamo tutte le caratteristiche, il luogo ideale, proprio l'humus, no? Per un turismo ecosostenibile o ambientale. Sì, mi corrigo quello che diceva l'assessore, l'orienteering, parlerò subito di turismo ecosostenibile perché a Crispiano. Deve tenere il microfono vicino a orientarsi, no? E per noi che facciamo trekking, l'orientamento in un luogo che apparentemente non ha punti è determinante per ritornare a casa. E quindi sono davvero lieto, perché io sento parlare di orienteering da tanti anni, che si svolge addirittura il campionato nazionale a Crispiano. Crispiano non deve inventarsi nessun brand, ce l'ha già, è il territorio delle 100 masserie. La masseria ricorda storia da raccontare al turista, un ambiente naturale. Il turista che può venire qui, per turista intendiamo chi si muove da un luogo all'altro, quindi anche uno sportivo. Le Filippiadi porteranno 200 persone a Crispiano. Il turista ideale è non il turismo godereccio, vacanziero, quello che vuole divertirsi, ma quello che vuole scoprire, quello che vuole ascoltare storie, quello che vuole camminare. Questo turista non sporca, per esempio, è già lui ecologico, è un turista rispettoso dell'ambiente, vuole rispetto, è di un target medio-alto, vuole visitare luoghi di interesse, tutto ciò che abbiamo qui, ma anche a due passi, Alberobello è patrimonio dell'UNESCO, ci sono le gravine, la gravina racconta la nostra storia preistorica. Abbiamo le grotte rupestri, raccontano i passaggi dei monaci basiliani, da cui è nato il monachesimo occidentale, grazie a San Benedetto. Abbiamo tante storie da raccontare. Bene, e allora, Sindaco, un giudizio su questa puntata e su questa voglia forte di far crescere Crispiano e l'area ionica e Taranto, e la provincia ionica in una sola parola. Io quando parlavo del video, no? Perché poi col video entri in tutti i social, magari fai comunicazione, però credo che anche una trasmissione come quella di stasera vende un'immagine finalmente positiva di un territorio, perché quando si parla di questo spaccato d'Italia, no? Si parla sempre delle brutte cose, guarda, invece poi a distanza di pochi chilometri c'è una realtà totalmente diversa da quella che poi viene conosciuta in tutta Italia. Questa è Crispiano. E sono fiero oggi di rappresentarla insieme alla mia bellissima squadra. Noi siamo orgogliosi e ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale per la sensibilità che dimostra nel proprio operato e anche per darci spazio, darci voce, far sì che la nostra funzione... Io sono un giornalista di denuncia, mi conoscono come il cattivo di turno, ma sono uno anche che sa apprezzare, quando si sa valorizzare il territorio, dico che il sindaco, senza voler sminuire altri sindaci, ma tanti hanno tanto da imparare da lei. Come grazie. Uomo e come amministratore pubblico. Grazie. Bene, sindaco, allora intanto la ringraziamo il sindaco Egidio Ippolito, ringraziamo Ariel Signorelli, vicepresidente dell'associazione Pablo Neruda, ringraziamo Antonella Miccoli, delegata alla cultura, al commercio e allo spettacolo, Sabrina Pontrelli, assessore grazie allo sport e al bilancio, Antonio Cardone, esperto di trekking, oltre che ovviamente docente di economia aziendale. L'appuntamento con Polifemo
venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel, e anche su Sky, canale 879, Viva l'Italia Channel. A seguire, in questi spazi di cui sono titolare, in quanto sono spazi autoprodotti, autogestiti ed autofinanziati del sottoscritto, altri momenti della mia produzione televisiva, senza bavaglio, lo sportello del cittadino. Ecco, impieghiamo questo spazio residuo anche per lanciare questi programmi. Lo sportello del cittadino va in onda tutti i giorni alle ore 19, alle 20:55 e alle 23, è uno spazio in cui si raccoglie la denuncia, ma anche la proposta, le iniziative culturali e non solo le iniziative del volontariato. Senza bavaglio, come dice la parola, è uno spazio di un quarto d'ora in cui si parla senza censure, in cui la dico come la penso, ecco. E ogni giorno alle ore 14:45. Bene, ci salutiamo qui, appuntamento a venerdì prossimo. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.